Open Day all'Unipop, Università Popolare di Pistoia, dove si è svolta una giornata informativa sui nuovi corsi. Questo è il nostro secondo Open Day, sono in programmazione un Open Day nel mese, dove si vuole avvicinare l'università alle tante persone appunto di Pistoia che vogliono intraprendere con noi un percorso formativo, chiaramente un percorso per adulti e un pochino sui generis, e infatti spaziamo a corsi di comunicazione, sociologia, psicologia e tanti altri ancora, e sono tutti corsi interattivi e con dei prezzi molto particolari, perché l'università popolare appunto è un'università che si avvicina alle esigenze di chiunque voglia e creda nella formazione. Oggi quali sono gli argomenti presentati? Oggi parliamo di ecopsicologia con il nostro psicologo Sergio Teglia, che tra l'altro a breve terrà un corso di training autogeno. Poi abbiamo la Roberta Carboni, che è una geografa e parlerà dei colori del paesaggio, sempre in funzione al corso del Teglia, che ha parlato di ecopsicologia, uomo in natura in armonia. E poi ci sarà un incontro di Tai Chi, questa disciplina orientale che è molto importante anche nell'arte formativa. Oggi io facevo una relazione sull'ecopsicologia, in cui credo molto: il buon rapporto con l'ambiente circostante in armonia e non basato sul dominio, quindi rispetto dell'ambiente. L'ambiente poi è la nostra grande madre, quindi più lo rispettiamo e più lui ci restituisce, ricordando il vantaggio enorme del lavoro delle api, dell'utilizzo dell'ombrico, della sua funzione, eccetera eccetera. Poi faccio un corso all'Unipop che è chiamato Prendersi cura di sé, ecco, che è un'altra cosa, che è basato anche su tecniche di rilassamento, il cui vero obiettivo è ripristinare il dialogo interiore, quello che fra l'altro, se vai in natura, ti viene quasi spontaneo, perché il silenzio del bosco ti stimola per forza a entrare in sintonia con le tue parti interiori.